Brillante successo del primo moto raduno nazionale che si è svolto a Scalea grazie all'impeccabile organizzazione del motoclub di Scalea Svalvolati. Tempi e ritmi di organizzazione eccellenti al fine di consentire ai bikers di tutta Italia di trovarsi fortemente ospitali. Location della kermesse socio-sportiva Hotel Parco dei Principi, molto ampia e ricca di comfort. A Scalea le moto hanno fatto la differenza, numerose le Harley Davidson dalla 883 alla 48 alla Night Road, alla Honda XADV, alla Kawasaki Z800, alla Triumph Trident, alla Kawasaki 750, alla Honda NG700, Yamaha R6, Yamaha NT07. Caratteristica la presenza di un trike su base Volkswagen, una vela trasformata in roulotte particolare. Numerosi spettacoli come Mr. Strongman, sfida di forza tra uomini, alla sfida a chi mangia in meno tempo, alla sfida a chi mangia più piccante, nonché spettacolo con Lady Bikers, allo spettacolo di giocoleria con il fuoco e spettacolo acrobatico, danzante e coreografico. Infine, cover band per ascoltare musica infinita. Nell'area dell'hotel Parco dei Principi, i bikers potevano rivolgersi a Giotto Caricaturista per un ritratto. Ingresso di un altro biker qui nelle immagini. Ecco che sta scendendo dall'ingresso. Salve, buongiorno! Cosa ne pensa di questo motoraduno nazionale? È bella, 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 bella location, bella organizzazione, bella. Gli utenti stanno arrivando, i biker provenienti da tutta Italia, qui a Scalea, primo motoraduno nazionale. Proveniente da Cosenza abbiamo un altro della Triumph. Ecco, qui si svolge, diciamo, il moto raduno nazionale. Cosa si attende lei da questo evento? Beh, qualcosa di nuovo, non so i soliti motoraduni. Qui un altro biker. Cosa si attende da questo motoraduno? Sicuramente tantissime moto, speriamo di divertirci alla grande. Ecco, lei da dove viene? Da Cosenza. Benissimo. Abbiamo un altro biker qui nelle immagini. Abbiamo diverse moto con delle Kawasaki, come si può vedere. Questa è una Honda, invece. Cosa si attende da questo motoraduno nazionale? Spero sia molto bello. Io è la prima volta che vengo qui, mi auguro che sia molto molto bello. Molto interessante. Abbiamo anche il giro a Verbicaro. Lei lo seguirà quel tour, vero? Certo. Ecco, lei seguirà il tour? Il tour, vero? Lo seguirà? Sì, seguirò tutto il gruppo. Benissimo, abbiamo qui praticamente tutto pronto, il club, motoclub Svalvolati, come si evince dalle immagini, che stanno offrendo anche caffè. Ecco, vedete appunto i biker qui nelle immagini, ed ecco, sono arrivati altri biker provenienti da Cosenza, quindi diciamo che si evolve nella migliore maniera positiva, giusto? Certo. Siamo qui ad attendervi, numerosi, mi raccomando. Carissimi utenti, stanno arrivando altre moto, altri biker nelle immagini, vediamo chi sono. Ecco, con una Kawasaki. Ecco, lei da dove Rotondella. viene? Bene, da Rotondella, dalla Basilicata, davvero un lungo viaggio. Cosa si attende oggi qui? Una bellissima giornata. Benissimo, abbiamo un altro biker di Rotondella? Esatto. Io vengo da Noepoli. Ecco, Noepoli, benissimo. Noepoli, cosa si attende a questo evento? Speriamo una bellissima giornata. Le prime iscrizioni di chi è iscritto all'FMI? Lei da dove viene? Mi scusi, prego. Da Crotone. Beh, da Crotone, in effetti voi avete una tessera FMI, giusto? C'è una differenza tra il motociclista dell'FMI con altri motociclisti? Sì, decisamente. E avete anche assistenza, giusto? Certo. Ecco, da Crotone, per lei cosa si attende quest'oggi qui a Scalea? Beh, una giornata meravigliosa, naturalmente, e adrenalinica. Ho sempre l'iscritto all'FMI, tesserato FMI con Yamaha, vero? Giusto? Una moto davvero da tanti anni. Sì, dal 2014. Ecco, si trova bene. Sì, benissimo. Poi ho avuto anche altre moto, CBR, Suzuki, Kawasaki Ninja. Secondo lei, il motociclista rappresenta ancora lo status simbolo della società? Certo, senza i motociclisti non c'è niente. Abbiamo ulteriori iscritti del FMI. Ecco, cosa ne pensa di questo raduno? Allora, noi siamo da Marcellinara, veniamo, Centauri dei Due Mari. Per me, che sono nuovo anche nel, come dire, appunto nel club dei Centauri Due Mari di Marcellinara, per me questo è il primo motoraduno che faccio qui a Scalea.
ne ho fatti dell'altri, però... Cosa si attende? Mi attendo tante belle cose, la giornata è bella, bei stand, buon cibo... Ecco per lei? Anche già dalla locandina si vedono belli eventi, molti belli eventi. Anche io sono un novellino appena entrato nel mondo del motociclismo. Gli utenti abbiamo qui dei giovani provenienti da dove? Da Viggianello. Ecco, da Viggianello, ecco, siamo dalla Basilicata, come mai avete scelto questo? Era vicino qua, siamo tutto vicino. Bene, bene, molto interessante, vero? Cosa ne pensa lei? Mi piace tantissimo. Benissimo, lei invece da dove viene? Sempre da Viggianello. Bene, cosa ne pensa di questo primo raduno nazionale delle moto qui a Scalea? Spero che continui così perché è un raduno molto interessante. Grazie. Attendete? Spero sia un bel ritrovo e passeremo una bella giornata tutti insieme. Per lei? Stessa cosa. Siamo qui con un altro motociclista, quindi alla fine davvero grossa soddisfazione qui a Scalea. Sì, sì, diciamo abbastanza, anche se è la prima volta. Diciamo. Forse una domenica con mio padre e facciamo un fine settimana, diciamo. Ecco lei da dove viene. Da Cetraro. Benissimo, per lei è stato un bel raduno, vero? Sì, sì, finora sì. Finora ecco, sì. Il corteo, la sfilata storica è stata interessante. Io veramente sono arrivato da poco, quindi... Siamo qui con un... altri biker, quindi le immagini, ecco, soddisfatto di questa ospitalità? Bella iniziativa, ben organizzata come sempre. Per lei? Ottimo, ottimo, sono riuscito quest'anno a diventare motore ad uno nazionale, quindi onore al merito, diciamo un bel per lei? Interessante. Prego. Bella, bella. Benissimo utenti, siamo proprio di fronte qui allo stand di Federmoto.it, siamo con uno dei responsabili nelle immagini, ecco, voi giustamente svolgete una funzione importante per questo primo raduno nazionale, innanzitutto primo raduno nazionale del motoclub Svalvolati, qual è la vostra opinione? È un bel motoraduno, speriamo che vada tutto bene, sia per il tempo, è importante questo motoraduno. Importantissimo questo motoraduno, certo. Per loro, per tutto. Ecco, inoltre volevamo precisare praticamente che la giornata di ieri è stata molto interessante, sarà una 3 giorni molto interessante. Secondo lei la moto continua ad essere lo status simbolo, vero, anche dei giovani, ma non solo? Ma non solo dei giovani, ci sono anche persone più adulte che vengono da lontano con la moto. Qui proprio all'interno c'è tantissima gente, ecco, lei da dove viene, prego? Bari, Casa Massimo. Benissimo, cosa Puglia? No, io sono del nord Barese. Lei, nord Barese. Andrea, sì. Andrea Batto, diciamo. Bene, bene, cosa ne pensa, qual è l'impressione? Una bellissima impressione, la primavera è bellissima, abbiamo visto un gran panorama scendendo da Uria e quant'altro, veramente una grande manifestazione. I fratelli della strada, ecco, alla fine qual è la vostra impressione? Un bel motoraduno qua, Antonio organizza ogni anno bene. Per lei? Ma c'è tanto divertimento, tanta gente, un bel motoraduno. Bene. Va bene lo stesso, è tutto ok. Per lei? I motoraduno sono belli perché creano aggregazione tra di noi, tra tutti noi. Noi siamo tutti fratelli, fratelli della strada siamo, tutti quanti, a prescindere dal motoclub. Quindi... ragazzi, calma sulle moto e divertiamoci. Grazie. Praticamente stanno arrivando ulteriori biker qui nelle immagini. Salve, buongiorno. Ecco, lei da dove viene? Buongiorno, Verbicaro. Bene, bene. Voi invece, ecco, ecco, da Verbicaro, oggi sarà davvero una giornata splendida. Cosa ne pensa? Penso di sì, dai. Qual è la sua moto, con quale modello? Una GF650. GF650. Ecco, la facciamo vedere qui nelle immagini. La GF650. Senti, questo è l'ingresso del motoclub Svalvolati di Scalea. Nelle immagini c'è anche la bandiera tricolore italiana con il logo del motoclub Svalvolati, un motoclub che praticamente si conferma uno dei motoclub più importanti a livello nazionale. Questo... siamo qui con un biker con la Ducati nelle immagini. E... sono di Scalea con il mio Ducati Monster 620. Il nostro amico Antonio ha organizzato questo motoclub Svalvolati e ci aspettiamo grandi cose. Con uno dei motoclub, South Club di Fagnano Castello, qui nelle immagini, ecco, grande raduno nazionale, qual è la tua impressione? Siamo qua, buongiorno a tutti, in questo stupendo club Scalea Svalvolati,
Noi veniamo da Fagnano Castello, un paese qua vicino, più all'interno, che dire, una bellissima giornata, siamo all'inizio, sono 3 giorni di spettacolo, venite numerosi, ci fa piacere, qua ci sono i nostri amici. Quindi oggi abbiamo qui il raduno nazionale, il primo raduno nazionale davvero importante anche per la Calabria. Di questo raduno che accoglie tanti motociclisti di tutta Italia che vengono qua, è un modo pure per conoscersi fra i diversi club che ci sono, dalla Sicilia, da Napoli, da Reggio Calabria. Abbiamo adesso un altro, prego, prego, biker che è arrivato in questo momento, ecco le immagini, attraversa tutto, quindi davvero molto interessante. Sì, sicuramente, perché è un modo pure per conoscersi in tutta Italia, sono eventi molto belli che riuniscono tantissimi bikers, sempre con la sicurezza, donne che si stanno avvicinando, tantissime donne che si avvicinano a questi raduni, al mondo del motociclismo, bellissime ragazze. Ecco, cosa ne pensi in effetti, in particolare, cioè secondo te la moto sta continuando ad essere molto importante a livello mondiale, da un punto di vista sociale, o secondo te c'è anche una comparazione equilibrata con la Vespa e l'auto? Ma secondo me il mondo del motociclismo è un mondo stupendo, per chi ama viaggiare nella libertà, nella natura. La Vespa, sì, sta avendo anche un ritorno alla Vespa, perché ne vediamo tanti raduni di Vespe. La Vespa diciamo che è un mezzo per fare piccole percorrenze. Il mondo motociclistico invece è un mondo più vasto, no? Viaggiare lungo, conoscere posti nuovi. Street biker qui nelle immagini, ecco, lei da dove viene? No, io da Premar. Bene, bene, con quale moto è venuto qui? Harley Davidson. Cosa ne pensa di questo raduno nazionale qui a Scalea? Mi fa piacere, sono belle manifestazioni. È un raduno nazionale che rivalo da tutta la Calabria in pratica. Certo, ce ne vorrebbero altri in questa zona. Benissimo, in effetti una moto che rappresenta il simbolo... Sì, l'Harley Davidson è un marchio ormai storico. No, io parlo in generale della moto. Sì, certo, rappresenta anche uno stile di vita. Abbiamo un altro... motociclista qui nelle immagini. Alla fine, secondo lei, davvero la moto continua ad essere il simbolo praticamente della società? Sì, la moto rappresenta un modo di essere. Ecco, rispetto anche alla Vespa e all'auto, continua ad essere praticamente più forte. Io tengo un Harley, per me è anche uno stile di vita. Il presidente di South Club qui nelle immagini, davvero un moto raduno eccezionale, straordinario, il primo raduno nazionale degli Svalvolati. Cosa pensa degli Svalvolati? Sono delle ottime persone, un ottimo club, veramente degli amiconi. Bene, un raduno nazionale che ha un'impronta di carattere anche turistico, giusto? Sì, molto importante sulla costa, è uno dei migliori raduni mai fatti nella provincia di Cosenza. Il giro turistico Scalea Verbicaro è stata la ciliegina sulla torta per adrenalizzare i bikers, un tour di circa 20 km che ha portato i bikers alla conoscenza del territorio tra mare e montagna. Dal mare di Scalea i bikers si sono trovati a Verbicaro, famosa città del vino. Il tour è stato molto interessante, percorso da molte curve, ma a caratterizzare il paesaggio è risultato il ricco verde che fa la differenza nel paesaggio. Maggiormente si saliva, si passava ad una temperatura calda di Scalea, ad una temperatura più fresca. Si è raggiunti la punta più alta dove i bikers hanno potuto osservare i due paesaggi. Un giro molto caratteristico che ha consentito ai bikers di poter conoscere approfonditamente la provincia di Cosenza. Accoglienza splendida dove i bikers hanno potuto assaggiare i migliori prodotti genuini, dalla fetta di pane con pancetta a quella con prosciutto, salame calabrese, salsiccia calabrese, formaggio e il vino Catù offerto dai produttori della zona. Ecco, carissimi utenti, sono qui a Verbicaro, sono al centro di Verbicaro. Abbiamo raggiunto Verbicaro tramite un giro turistico, ricordiamo, organizzato dal Club Svalvolati di Scalea, al primo motoraduno nazionale, un motoraduno nazionale che ha coinvolto tutta l'Italia. Come avete già visto nelle immagini, intervistato un motociclista proveniente addirittura da Catania, chi da Crotone. Ecco, c'è tutta l'Italia con una motociclista, con una biker
di Rossano Calabro nelle immagini alla mia destra, che riesce alla capacità praticamente di portare un nuovo mezzo che poi descriveremo dopo. Innanzitutto vediamo un attimo cosa ne pensa di questo giro. No, è stata una bella esperienza, questa è, anzi è la mia prima esperienza, è la mia prima moto e mi sto divertendo tantissimo, è un bel evento. Perfetto, ecco, secondo lei giustamente cosa ne pensi invece del primo raduno moto nazionale a Scalea? Guardi, in realtà siamo arrivati e siamo partiti subito per fare il giro, quindi ancora... No, quali sono diciamo, le aspettative di questo raduno? Sono una 3 giorni, quindi lei la considera davvero un raduno per i biker, insomma. La motocicletta, la moto, è ancora il moto, il simbolo, lo status simbolo, secondo lei, della società italiana? Ormai sì, praticamente è un hobby che sta prendendo sempre di più tutti quanti, uomini, donne, sta crescendo sempre di più. E... è una moto particolare, io l'ho osservata subito appena arrivata la biker, perché in effetti davvero è una moto diciamo che in genere io l'avevo intrapresa come trek, invece in pratica descriviamo un attimo questa moto, prego. Non ha... E niente, questa è una moto di origine americana, canadese. Pacifico. Si chiama Can-Am, appunto, Canada America, e praticamente è un 900 di cilindrata, è una moto che in Italia ancora diciamo non ha preso piede, però sta cominciando ad appassionare molti motociclisti che inizialmente erano diffidenti nei confronti delle tre ruote. Invece questa moto è molto divertente perché appunto avendo le due ruote davanti e non dietro permette delle grandi prestazioni, puoi giocare molto in curva e come un go-kart, diciamo, ha un assetto molto basso, una buona tenuta. Oh, invece sempre con un altro biker sempre proveniente da Rossano Calabro, ecco, amante delle moto, ecco, secondo te appunto questo evento organizzato dagli Svalvolati è un evento che continua, diciamo, ad essere determinante. Il club Svalvolati è un club ricco di adrenalina, insomma, no? Sì. Ricco di ritmo e quindi fa muovere, insomma, i motociclisti, giusto? Sì, infatti noi veniamo da Rossano e anche la mia prima esperienza qui con questo motoraduno, ho visto che hanno organizzato molto bene, ci sono vari stand e varie persone provenienti da tutto Italia. Il circondario, sì. Ecco, in effetti, diciamo, voi siete stati comunque stimolati, vero? Perché sapevate che questo club Svalvolati riesce a organizzare raduni importanti, quindi al primo raduno moto nazionale lei ha preferito questa meta proprio per questo motivo? Sì, certo, pure per vedere un po' cosa offre il territorio di Scalea, è molto bello. C'è il mare, c'è il vino e adesso proviamo anche questa degustazione. Benissimo, Palermo è venuto con una moto a Triumph, ce ne sono già diverse praticamente al raduno. Questa è una moto che ti piace molto, vero? Sì, questa è una Rocket 3R uscita nel 2020, è la moto stradale col motore più grande al mondo, 2005 di cilindrata, 170 cavalli, 221 Nm di coppia, è un camion insomma. Coppa l'agonia, ecco, cosa pensi di questo giro? Benissimo, penso che ci divertiremo abbastanza. Abbiamo altri biker qui nelle immagini, provenienti da dove? Noi da Foggia. Bene, bene, avete scelto Scalea perché giustamente è il primo motoraduno nazionale, vero? Sicuramente uno dei motivi principali è quello e poi anche l'opportunità di muoverci un po' e raggiungere posti in riva al mare, che si affacciano sul mare. Ecco, però abbiamo fatto questo tour che invece si affaccia anche in montagna, quindi i biker hanno la possibilità di vedere la montagna e il mare. Secondo lei è un'ottima idea, vero? Ah, sicuramente è un'ottima idea. Poi ovviamente allora ci siamo fatti il mare, la montagna, adesso resterebbe farci anche qualche scandinato. Ecco, perfetto. Benissimo, per lei invece cosa ne pensa? Lei sempre da Foggia viene, vero? Sì, sì, siamo insieme, è un'esperienza bellissima. Cosa ne pensa? Ecco, abbiamo altri visitatori, salve, buongiorno. Ecco, lei non è biker, scusi. Abbiamo... No, nessuna intervista. Ecco, cari studenti, siamo qui a Verbicaro. Salve, buongiorno, siamo con la motociclista, proveniente da dove? Io sono di Cosenza, sono brasiliana però abito a Cosenza. Bene, bene, ecco, diciamo questo raduno nazionale, il primo motoraduno nazionale dei Svalvolati, ricordiamo, davvero è un raduno fantastico. Sì, è vero, anche per me è la prima volta.
Ok, ecco, abbiamo altri biker qui nelle immagini. Alla fine vediamo, ecco, com'è andato questo giro? Davvero un bel panorama e un bel giro. Un bellissimo giro, ecco, davvero un raduno eccezionale quello degli Svalvolati. Sì, complimenti al presidente per l'organizzazione, è un'ottima location. Bene, bene, abbiamo un altro biker proveniente da, prego. Catania. Benissimo, da Catania, ecco, davvero lei si è trovato ospitale, giusto? Noi ospitalissimi, e poi comunque siamo appena arrivati e già subito siamo stati coinvolti nel giro, quindi ci stiamo fermando appena adesso. Bene, cosa ne pensi di questo giro Scalea Verbicano? Bello, bellissimo, siamo stati al mare e ora siamo in montagna, quindi due temperature completamente diverse, fino adesso bellissimo. Ecco. Abbiamo altri biker provenienti da dove? Da Roggiano Gravina. Provincia di Bene, in effetti cosa ne pensa di questo motoraduno organizzato dagli Svalvolati? Beh, hanno sempre organizzato belle manifestazioni e questa volta non si sono smentite. Bene, bene, siamo, ricordo, nel centro di Verbicaro, c'è stato il tour Scalea-Verbicaro, cosa ne pensa? Beh, sono dei borghi bellissimi, nonché hanno detto che c'è un vino ottimo, passeggeremo. Ecco, per lei è soddisfatto di questo tour, mi scusi? Sì, sì, è abbastanza bellissimo. Bene, bene, abbiamo trovato tante curve per raggiungere qui, il verde, la vegetazione, siamo andati alti, poi siamo scesi, diciamo un alternarsi di temperature e di ambiente. Alla fine lei è rimasto soddisfatto? Sia? Soddisfattissimo. Ecco, cosa si attende nelle prossime ore? Sarà sicuramente qualcosa di molto più bello ancora, diciamo, gli organizzatori, sarà una bella sorpresa. Perfetto, vabbè. Abbiamo dei biker provenienti da Potenza. Alla fine cosa ne pensate di questo evento nazionale, motoraduno nazionale organizzato dagli Svalvolati? Beh, è una bella organizzazione, i paesaggi sono fantastici, abbiamo trovato anche il tempo bello e ci hanno accolto veramente bene come se fossimo a casa nostra. Per lei stessa opinione? Sì, uguale, niente che preciso, bellissimo, bei paesaggi, bel posto, ben organizzato, perfetto, bravi. Biker Motoclub Roggiano Gravina, alla fine qual è la sua opinione in merito all'evento organizzato dagli Svalvolati? La solita organizzazione perfetta, l'aperitivo che hanno fatto qui a Verbicaro buonissimo, tutta roba casaretto, quindi come al solito sempre un'organizzazione perfetta. Ecco, infatti qui sta presentando le fette di prosciutto crudo con pane, vedete che in effetti qui a Verbicaro, vedete, sono veramente ospitali e c'è un'organizzazione perfetta, si presenta il prodotto al biker come si evince dalle immagini. Mi scusi, salve, ci siamo incontrati a Scalea, ma qui a Verbicaro, appunto, com'è il prodotto? È ottimo, buonissimo. Ecco, com'è stato il giro? È stato emozionante vedere tutte quelle moto in fila e il rombo delle rumori, bellissimo. Ecco, ricordo che siamo con la biker di Crotone, in pratica, che abbiamo intervistato già a Scalea. Abbiamo altro biker.
presente qui l'autoscuola Praia. È importantissima questa presenza perché voi come autoscuola, parliamo da un punto di vista informativo, fate autoscuola anche ai motociclisti, vero? Sì, sì, facciamo le patenti A. Chi si iscrive in questo periodo ha anche uno sconto proprio per il motoraduno. Ecco, in effetti voi svolgete anche una funzione deontologica. Cosa rappresenta? Cosa elargite? Quali informazioni ai motociclisti? Noi facciamo sia i corsi, anche perché già c'ha la patente B, quindi non dovrebbe fare i corsi di teoria. Comunque noi diamo informazioni teoriche sulla guida della moto, su cosa fare, sui comportamenti. Thank you.